non si può fotografare l'amore, solo si possono fotografare gli amanti, perché l'amore è un concetto astratto e di questo non, la fotografia non può occuparsi. Cézanne poteva dipingere le sue mele a memoria. Un fotografo non può, se non c'è la mela, non c'è la foto. E la foto avviene nel presente in cui si apre l'obiettivo della macchina fotografica, una frazione di secondo. Una novità nel mondo delle immagini, perché tutte le immagini di prima della fotografia sono immagini fatte. Invece, dopo la fotografia, le immagini della fotografia sono immagini ricevute. A quel punto, quello che c'è dentro la fotografia ha molta importanza. In un quadro di Cézanne non è importante che sia una mela, è importante come lo ha dipinto Cézanne. Mentre in una fotografia l'importanza della mela è assolutamente determinante, se no non avremmo in tasca le foto delle fidanzate che ci hanno lasciato, dei cani che sono morti. La fotografia come traccia della realtà, la movenza culturale tende a mettere tra parentesi questa cosa. I critici, i discorsi che vengono fatti tendono a parlare delle immagini fotografiche come se fossero anche loro delle immagini simboliche, il che le sposta verso la pittura. Allora, tanto per incominciare, questo rende incomprensibile e inutile l'invenzione della fotografia, perché la pittura c'è da alcune migliaia di anni, la fotografia c'è da poco più di un secolo e mezzo e sta già morendo non in termini tecnologici, perché anzi si è allargata a dismisura, sta morendo nel suo significato culturale, che era quello di ponte tra noi e la realtà. E questo era estremamente importante, bisognava misurarlo il mondo, bisognava essere certi che esistesse. Questa peculiarità della fotografia non viene più presa sul serio, con il risultato che le immagini sono diventate più importanti delle cose e che invece di essere un ponte tra noi e il mondo, le fotografie sono diventate un muro tra noi e il mondo, ci impediscono di vedere la realtà. È la famosa battuta di Marshall McLuhan, che niente meno del 49, il signore ha avuto un bambino bellissimo, l'amica lo incontra e dice: che bel bambino, che bambino meraviglioso. E quella gli dice: e questo è niente, non l'hai ancora visto in fotografia. Perché nessuno più ha il sentimento istintivo della differenza tra la cosa e l'immagine. La pratica fotografica è stata molto fotoamatoriale, quindi nasceva nei circoli, era un hobby, era esornativa, era come quelli che suonano Notturno di Chopin perché hanno fatto alcune lezioni di piano, insomma. Poi questa cosa qui, che so, per esempio culturalmente si è definitivamente rotta con uno come Paolo Monti, ma soprattutto prima c'era stato Ernesto De Martino con questa fotografia antropologica alla quale partecipavano Franco Pinna, André Martin, altri fotografi, che aveva già uno scopo, diciamo, di documentazione piuttosto che di liricizzazione del mondo popolare, della natura o cose di questo genere. E io penso che quel libro lì, insieme ad altre cose, soprattutto con questo background di ricerca antropologica, specialmente nel sud, le tarantate, queste cose qui, abbia costituito una specie di rottura con la fotografia neorealista. Ciò non toglie che quella roba lì ha continuato ad andare avanti, insomma, no? Continuato a farsi retrogradamente, cioè, per esempio, quello lì è diventato un tema fotoamatoriale, fotografare le feste popolari. Cioè è stato incluso nell'atteggiamento neorealista dell'esornativo, un pretesto per fare delle foto. Cioè io dico sempre che non è che il mondo è lì perché io faccio delle foto. Io faccio delle foto perché il mondo è lì. Cioè è il mondo che è importante, non io che faccio le foto. Mentre invece l'atteggiamento estetizzante è quello di l'albero è lì perché io lo fotografi al tramonto mentre svetta, che è un atteggiamento strumentale. Un libro, una mostra sui 500 anni del ghetto di Venezia. Io personalmente non sono neanche d'accordo di considerare che la Shoah sia il più terrificante crimine che l'umanità abbia concepito, perché io penso che la Shoah c'è sempre stata, c'è stata con gli ebrei e continua ad esserci. Non è che quello che avviene, che so, in Siria oppure in altri posti, cioè lì
la cosa ha implicato la razza. E allora hanno fatto fuori 6 milioni di ebrei, ma hanno fatto anche fuori 450.000 zingari, non per la razza, perché vivevano in una maniera che non era accettata da quella maniera ideologica di vedere il mondo. Quando non c'è un ebreo, te lo inventi. Quindi di universale c'è soprattutto il delitto, e di universale c'è naturalmente quello che io trovo che è simmetrico al delitto, che è l'arte, la forma, il senso che noi cerchiamo di dare alle cose. Non credo che sia possibile dare un senso alle cose, però l'uomo esiste perché cerca di dare un senso alle cose. Io trovo che una delle cose più inutili al mondo è una bella foto, quindi. Gli occhi tuoi belli.